Riprendo rapidamente un po' quei due o tre punti che mi sembra importanti avere all'orizzonte anche per avanzare un po' nella lettura oggi di Osea, e che sono questi. Intanto abbiamo cercato di capire se questo rotolo dei 12 profeti è un'antologia, un insieme di testi, oppure è qualcosa di più, cioè un vero e proprio libro, per quanto cucito, con materiali preesistenti naturalmente, ma cucito con un'intelligenza. Ci sembrava che sia dal punto di vista redazionale, analizzando, noi non abbiamo potuto farlo, ma sarebbe un utile esercizio, l'inizio e la fine, cioè i primi capitoli di Osea e la finale di Malachia, e poi soprattutto attraverso un'analisi tematica ci sembrava di cogliere effettivamente una omogeneità all'interno di questi 12 profeti, a torto chiamati minori, ecco, si può chiamarli come si pare, come ci pare, ma insomma basta che non voglia dire un giudizio di valore, non sono affatto minori, più piccoli, per alcuni aspetti sono giganti, giganteschi, e l'idea che ci è sembrata più frequente, più trasversale a questa raccolta è che questi profeti sono impegnati a dire il senso della storia alla luce della parola e della presenza di Dio, soprattutto per quegli aspetti che appaiono deludenti. Ecco, quegli aspetti cioè che fanno dire: ma Dio c'è o non c'è? Si prende cura o no di noi? C'è una promessa che continua? E questo soprattutto alla luce dell'esperienza post-esilica, esilica e post-esilica. Certamente il redattore è post-esilico, per cui insomma è sensibile a questo tema. Una delle citazioni ricorrenti, e in questo senso portava una ragione in più a questa sintesi, è la citazione di Esodo 34, l'autoproclamazione di Dio come il Dio della misericordia, il Dio giusto e paziente. Tra l'altro c'è un particolare, l'avevamo visto a suo tempo, quando tempo fa ci siamo intrattenuti un poco su Giona, mi pare, che la citazione più esplicita e più quasi letterale di Esodo 34 è riportata al capitolo 4 di Giona. E Giona a un certo momento taglia completamente quel versetto dove in Esodo si dice che non lascia impunita la colpa, per quanto i suoi benefici si estendano per mille generazioni, ma non lascia impunita la colpa fino alla seconda o alla terza generazione. Bene, Giona non la cita più neanche quella cosa lì, della serie: tu ormai neanche quello fai. Magari tu facessi almeno quello, ma neanche quello, quindi è inutile stare a dire no che punisci la colpa fino alla terza, alla quarta generazione, perché questo non è vero. Resta vero invece, e ad avviso di Giona purtroppo, che tu sei il Dio misericordioso, punto. Ecco, in questo senso abbiamo visto anche, non abbiamo potuto insistere sui testi, ma come sotto la pressione della storia, soprattutto post-esilica, una storia che a Israele appare per molti aspetti deludente, i profeti arrivino addirittura a proporre una visione innovativa di Dio. Sapete che i profeti, lo abbiamo detto, non è che stiano lì troppo a rispettare la dogmatica, c'è una dogmatica anche in Israele naturalmente, che viene dai testi, soprattutto dalla Torah eccetera. Beh, insomma, a loro quello che interessa è l'attualità di Dio, della sua parola qui e ora, e se non ci mettono né uno né due a dire che Dio l'alleanza del Sinai l'ha archiviata. Questo lo dicono. Non ci mettono né uno né due, per esempio Amos, a dire che Dio è il Dio dell'Esodo, ma anche per molti altri popoli, non solo per Israele. Così come Isaia non ci mette né uno né due a dire che bene, verrà il giorno in cui la Siria e l'Egitto si ritroveranno in Israele a pregare tutti insieme.
Israele sarà il grande ospite di questo incontro memorabile, no? Clamoroso, perché Assiria e Egitto sono i nemici storici del popolo di Dio da sempre, da sempre. Ecco, quindi in questo senso veramente la parola profetica ha il potere di estraniare, no? Cioè di far sentire strani, cioè ascolti il profeta che parla e ti decostruisce tutta una serie di certezze in nome di una conoscenza di Dio che è pur sempre il Dio di Israele. Quindi, e tu resti, ci resti un po' male, no? Dice, ma come, è il Dio in cui credo anch'io? Sì, non diversamente deve essere successo agli ascoltatori di Gesù, e non diversamente continua a succedere oggi anche nella Chiesa, quando c'è qualche profeta di Gesù che parla, ebbene, a volte ci fa sentire così, no? Dice, ma come? Noi eravamo quelli dell'Abba di Gesù di Nazareth, no? Com'è che questo profeta ci dice che non lo, ci fa capire che non lo conosciamo? Ecco, che siamo lontani da lui o lo abbiamo frainteso. Bene, la cosa è ancora più sorprendente, questo accento sulla misericordia è ancora più sorprendente perché, come abbiamo visto nel profeta Malachia, ormai il tono di Israele nel periodo persiano post-esilico è dominato dal risentimento. Il popolo di Dio è risentito contro il suo Dio e contro naturalmente i popoli nemici che lo opprimono in vario modo, lo fanno soffrire. Bene, questo risentimento rende ancora più improbabile la parola della misericordia. È in questo senso che va particolarmente apprezzata, perché sapete, quando va tutto bene è anche facile essere benevolenti, è quando ti rompono le ossa che è difficilissimo essere benevolenti. Ecco, quella è veramente la cosa difficile. E quindi, anzi, sono momenti in cui, quando domina il risentimento, sono momenti in cui facilmente la parola della misericordia suscita una reazione rabbiosa, stizzita. Dice, ma come? Quale misericordia? Ma qui noi abbiamo bisogno di giustizia. Con tutto quello che abbiamo patito, o detta in maniera cristiana, con tutto quello che abbiamo fatto per loro, e non ci considerano neanche. Sono cose che si sentono, no? Si sono viste anche al sinodo, è interessante. Interessante. Va bene, ma questa è storia di oggi, quindi ci fermiamo, è più facile parlare della storia di ieri, no? Ecco, anche quando abbiamo chiesto perdono dei peccati della Chiesa ci siamo fermati al Medioevo poco più, per non inquietare nessuno. Dice, cara, che è ancora vivo qualcuno, dei nipoti o dei pronipoti, dopo si offendono, allora ci fermiamo al Medioevo, che Galileo Galilei, vabbè, ci mancherebbe, ecco, ma va bene. Ecco, così, entrando un pochino di più nel nostro testo, in riferimento ad Osea, certamente colpisce in Osea, il giudizio di Sicre è un po' radicale, lo ricordavamo la volta scorsa. Sicre dice che Osea annulla fondamentalmente la storia della salvezza. Dice, no, non c'è proprio nessun passato di cui gloriarsi, se non il passato del nostro peccato, delle nostre fatiche, delle nostre incomprensioni, e soprattutto non è permesso, perché questo è il motivo per cui Osea dal capitolo 9 in avanti comincia a dire, ma sì, ma non stiamo lì, non possiamo attaccarci a quello per pretendere. Dice per esempio al versetto 7 del capitolo 9: sono venuti i giorni del castigo, sono venuti i giorni del rendiconto, Israele lo sappia. Il profeta diventa pazzo, l'uomo ispirato vaneggia a causa delle tue molte iniquità e per la gravità del tuo affronto.
Qui c'è forse la traccia di qualche cosa che avevano detto ad Osea, che era pazzo e che vaneggiava. E Osea cita gli insulti che riceve. Sentinella di Efraim è il profeta con il suo Dio, ma un laccio gli è teso su tutti i sentieri, ostilità fin dentro nella casa del suo Dio. Sono corrotti fino in fondo, come ai giorni di Gaba, ma egli si ricorderà della loro iniquità, chiederà conto dei loro peccati. E poi comincia a ricordare. Trovai Israele come uva nel deserto, ebbi riguardo per i vostri padri, come per i primi fichi quando iniziano a maturare. Ma essi, appena arrivati a Baal Peor, quindi subito praticamente, si consacrarono a quell'infamia e divennero una cosa abominevole, come ciò che essi amavano. La gloria di Efraim volerà via come un uccello. Non più nascite, né gravidanze, né concepimenti. Sappiamo, no, che per il Primo Testamento il nesso tra benedizione e fecondità è proprio strutturale, è strettissimo. Quindi Dio ritira la sua benedizione, quindi la sua elezione. Anche se allevano figli, io li eliminerò dagli uomini. Guai a loro se io li abbandono. Efraim lo vedo come una palma piantata in luoghi verdeggianti. Efraim, tuttavia, condurrà i figli al macello. Signore, da loro che cosa darai? Un grembo infecondo e un seno arido. Ecco, la prospettiva di Osea, a dire di Sicre, è appunto la prospettiva di uno che azzera la storia della salvezza, ma in questo senso. Non vi ci potete attaccare per avere delle pretese, ecco, in questo senso. Quella che il Signore ha firmato con voi, il patto che il Signore ha firmato con voi, non è una cambiale in bianco, dice il profeta. Poi lo vedremo la prossima volta, in realtà il profeta stesso dirà, vabbè, sapete che c'è, è una cambiale in bianco. Perché se no sareste finiti. Ma non prima di aver detto, però tu non ti ci attaccare, non puoi pretendere. Lo puoi ricevere come un dono di grazia, questo sì, ma non lo puoi pretendere. E questo è importante, Non c'è nessuno che parli della misericordia con un po' di cervello e con un po' di competenza biblica che pensa alla misericordia come una sorta di amnistia generalizzata, no, forfettaria. Questo qui dicono i detrattori di questa parola, che non la sopportano perché sono pieni di risentimento e vogliono giustizia, vogliono risarcimento per le loro buone azioni e per le loro grandi rinunce, i loro grandi sacrifici. Ma chi parli con senno della misericordia sa, per esempio San Paolo, sa che c'è speranza per tutti, tranne che per lui che parla. Dice, anche se la mia coscienza non mi imputa alcun peccato, ma chissà. Che cosa vuol dire Paolo? Però per gli altri, sicuro, c'è salvezza. Cosa vuol dire Paolo? Vuol dire che io devo restare in questa condizione spirituale di sapere che la misericordia di Dio è certa, ma è sempre un regalo e quindi non la posso pretendere e quindi la devo chiedere, la devo supplicare e quindi anche quando verrà mi stupirà come stupisce un regalo immeritato. In realtà un regalo non è meritato, ma ci sono dei regali particolarmente immeritati. Un regalo è sempre un dono, no? Ecco, cioè non è un cambio, un pagamento, non è meritato in quel senso. Ma ci sono delle condizioni nella vita in cui è particolarmente evidente che è proprio un regalo, insomma, no? Ecco. Allora così è da pretendere, come è da vedere la misericordia. E in questo senso resta sempre una parola, come dire,
che espone, no? Che non mette al sicuro, perché lascia in balia di una libertà e di un perdono che io so certo, ma che attendo come dono, come frutto di una libertà, no? È quella cosa lì che succede quando noi, come dire, cerchiamo di recuperare una relazione con una persona che sappiamo ci vuole bene e quindi probabilmente ci perdonerà. Però nel momento dell'incontro noi ci affidiamo al suo buon cuore. E quando arriva la parola che assolve, è sempre uno stupore. Non era dovuta. Ecco, in questo senso allora Osea dice: la storia della salvezza, i meriti dei padri, come diremmo noi, o direbbe una certa teologia, no? I meriti dei padri, l'alleanza di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quella del Sinai lasciamo perdere perché era bilaterale, quindi figuriamoci, lì abbiamo proprio fallito e punto. Ma anche quella dei patriarchi, che era unilaterale, Dio si era impegnato lui a prescindere, ecco, anche quella lì dice non può essere fatta valere come un diritto, può solo essere chiesta in dono. La fedeltà di Dio, se accadrà di doverla constatare, sarà oggetto di stupore. Ecco, soprattutto Osea smantella l'idea che la monarchia sia un'istituzione divina. Ma insomma, quello che il nostro profeta, quello per cui è famoso, insomma, Osea, è questa cosa che dice all'inizio del suo libro, che Israele è la sposa ribelle. Al capitolo 2 si dice per la prima volta, si usa per la prima volta questa idea, poi dopo ripetuta più e più volte, o sotto l'immagine della sposa infedele o sotto l'immagine della prostituzione del popolo, ma appunto le due cose si richiamano. E il testo è noto, ma merita una rilettura. Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a un deserto come una terra arida e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione. La loro madre infatti si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna perché ha detto: seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverà i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà senza trovarli. Allora, dirà, ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio e la coprivo d'argento e d'oro che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione, porterò via la mia lana e il mio lino che dovevano coprire le sue nudità, scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i novilunni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Qui non si tratta di culto idolatrico, queste sono le feste di Israele. Come dire, farò cessare le domeniche, le novene, le eucaristie. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. Li ridurrò a una sterpaglia e a un popolo di animali selvatici.
La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane, seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me. Oracolo del Signore. Punto. Perciò ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici, gli uccelli del cielo, i rettili del suolo, arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo, ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israel. Io li seminerò di nuovo per me nel paese, e amerò non amata, e a non mio popolo dirò popolo mio, ed egli mi dirà Dio mio. Ecco, qui siamo di fronte all'immagine della sposa ribelle, dove alla prima intenzione, versetti 8 e 9, di ostacolare la ribelle in modo che possa desistere dal correre appresso ai suoi amanti, il Signore fa seguire la minaccia di un castigo, versetti 10-15. Quindi Dio cerca di tagliare la strada e poi proprio di impedire, di castigare. Ma la cosa sorprendente è che dal versetto 16 invece dal versetto 16, dopo la cesura stabilita da Nehum Adonai, no? Oracolo del Signore, ecco, c'è il perdono unilaterale. Come dire, non c'è possibilità di salvare questa qui se non così, ecco, se non così. E vedremo perché il Signore poi la vuol salvare, no? Poteva anche cercarsi qualcosa di meglio a quel punto, no? Giusto. Giusto, noi l'avremmo fatto e non avremmo sbagliato, però qui è un'altra faccenda. L'ho già detto la volta scorsa, non scambiamo la profezia di Osea come un suggerimento su come affrontare la questione delle famiglie, delle coppie, eccetera. Questa è una questione radicalmente teologica. E va intesa così. Ecco, in ogni caso qualcuno ritiene che questo testo posteriore, probabilmente redazionale, faccia un po' la sintesi all'inizio del libro di Osea delle tappe della sua predicazione. Forse Osea si è mosso così: in un primo momento ha minacciato, ha cercato di mettere in atto una strategia di interdizione, cioè di impedire a Israele l'incontro, il proseguimento dell'incontro con gli idoli. In un secondo momento ha minacciato un castigo radicale, definitivo in qualche modo, ma in un terzo momento ha cominciato a predicare il perdono unilaterale di Dio. Ecco, questa è un po' la cosa, ed è il motivo per cui Osea è un grande, un genio assoluto. Osea è il primo che capisce, o se preferite è il primo a cui Dio ha rivelato, che o Dio ci perdona prima o altrimenti non è possibile alcuna vera, autentica conversione.
Il perdono di Dio è incondizionato, cioè senza condizioni. Non è che Dio ti dice, guarda, se tu ti penti io ti perdono. Questo è ancora, o meglio ancora, ai tempi di Osea non c'è ancora il Deuteronomio. Questo sarà lo schema deuteronomico, no? Per esempio presente nel libro dei Giudici, no? Dio, il popolo si abbandona agli idoli e Dio lo abbandona. Il popolo cade sotto l'oppressione e comincia a lamentarsi, a supplicare il Signore. Il Signore lo perdona, suscita un giudice che lo libera. Ma dopo un po' questi tornano a peccare. Allora il Signore li abbandona, cadono sotto l'oppressione, si lamentano, chiedono perdono e Dio li perdona. Ecco, non c'è più questo passaggio. Non c'è in nessuna parola di Osea un passaggio in cui il popolo chieda perdono. Non c'è. È come se Osea parlasse a della gente svogliata che non ha neanche troppo voglia di ascoltarlo e che poi alla fine si lascia scappare anche che è matto, che è un po' pazzo, che è stufa di ascoltarlo, eccetera. È sorprendente che non gli abbiano fatto del male, ecco, e l'abbiano comunque lasciato parlare, forse, chissà. Però certamente c'è questa cosa, no? Che lui se la canta e se la suona lui, no? È come se il profeta insieme al Signore, no? Dice, proviamo a dirgli così, vediamo se no, proviamo a dirgli cos'ha e proviamo infine a dirgli questa cosa, no? Si commuoveranno, no? Si commuoveranno, ecco, questa io me lo immagino così. Me lo immagino, si commuoveranno, probabilmente non si sono commossi, ci siamo commossi dopo, ma va bene. Il libro di Osea c'è abbastanza accordo, non mai totale, perché gli esegeti sono famosi per non essere mai d'accordo praticamente su nulla, ma c'è un certo accordo di dividerlo in tre parti. I capitoli che vanno dall'1 al 3 è la prima parte, i capitoli dal 4 all'11 e i capitoli dal 12 al 14. Sono tre parti che sono, in realtà non è chiarissima questa struttura, però c'è un elemento che effettivamente sembra strutturare queste tre parti. Tutte e tre queste parti cominciano, anche se la prima non è proprio l'inizio, ma l'abbiamo visto, a parte il primo capitolo che introduce la vicenda biografica di Osea, tristissima, ecco, ma dal capitolo 2, versetto 4, comincia un riv, una lite giudiziale tra Dio e il suo popolo. Accusate vostra madre, accusatela. Poi diremo qualcosa sul riv. Naturalmente, perché per forza. Al capitolo 4, versetto 1, dove inizia la seconda parte, di nuovo c'è una accusa, un riv. Ricorre proprio il verbo rav, che vuol dire accusare. E dice così: ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti di Israele. Non c'è infatti sincerità, né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese, chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici, con gli uccelli del cielo, persino i pesci del mare periscono. È interessante anche questo riflesso cosmico del peccato, no? Ne patisce anche il mondo, quando gli uomini e le donne fanno ciò che è male agli occhi del Signore. Perché ciò che è male agli occhi del Signore non è male perché dà fastidio agli occhi del Signore, dà fastidio agli occhi del Signore perché è male, cioè è mortifero. E poi comincia contro i sacerdoti, no, contro i Giuda e contro Israele, contro i libertini, contro i notabili, contro il re, contro la guerra fratricida che nel frattempo ha opposto
Israele a Giuda, no? E contro le alleanze con lo straniero. E questo introduce poi il capitolo sesto, sul quale dovremmo dire una parola particolare sul finire del nostro incontro. Ecco, allora c'è, come dire, l'infrastruttura del libro di Osea è segnata da questo riv, da questa lite giudiziale. E che cos'è un riv? Riv, insomma, questo, insomma, questa cosa, che cos'è? È un sistema che non è che lo hanno inventato i profeti, c'è in molti profeti, in Isaia, in Osea, in Geremia, in Ezechiele. Il Riv era una pratica che era in uso in Israele, e probabilmente anche altrove, non solo in Israele, ed era un modo per comporre o cercare di comporre dei conflitti, ricomporre quindi dei conflitti, è una strategia di riconciliazione bilaterale. Cosa vuol dire bilaterale? Vuol dire che due, o meglio, la parte lesa, poniamo io, no? Mi hanno incidentato la macchina e io però so chi è stato. Allora ho due possibilità: faccio una denuncia e porto in tribunale chi mi ha fatto questo danno, e ce la vediamo, le due parti se la vedano davanti a un giudice, una parte terza che giudica la vertenza. Oppure per evitare di andare davanti a un giudice, no, vado, suono il campanello di questa persona e dico: scusi, ma lei mi ha distrutto l'automobile. E quello naturalmente cosa dice? No, non è possibile, guardi, ho il numero della sua targa, secondo lei come faccio ad averlo? E poi guardi, qui c'è la macchina, vedo che è ammaccata, ha la vernice del mio colore sopra il paraurti, com'è sta storia? Ecco. Questo è un RIV, cioè è un modo per cercare di comporre un conflitto in modo tale che non si vada, non è tanto per non andare per le lunghe, ma è per evitare di dare alla cosa troppa gravità. Normalmente il RIV diventa un modo usato per comporre delle diatribe in maniera familiare, amichevole, ecco. Un modo di composizione amichevole dei conflitti, delle opposizioni, dei danni, eccetera. Dove la parte lesa accusa colui, colei, coloro che hanno fatto il danno, non perché siano puniti, ma per ottenere appunto una riconciliazione, una ricomposizione. È tipico allora di un modo familiare di agire. Il Riv era il modo di comporre i conflitti all'interno del clan, o se preferite della famiglia allargata, dove c'erano sempre dei torti subiti o fatti, e allora c'era questo modo di risolvere le cose in casa, non per farsi giustizia da sé, né tantomeno per evitare una parte terza che fosse garante dei diritti, ma al contrario per mostrare alla parte che aveva fatto il torto che c'era una buona intenzione da parte di chi evitava appunto di procedere a una denuncia. Dire: guarda che lo faccio perché voglio una composizione amichevole. E perché voglio una composizione amichevole? Perché io tengo alla tua amicizia, non voglio farmi un nemico. Tu mi hai trattato da nemico, ma io no. Ora è importante sottolineare il fatto, e non tutti gli esegeti lo fanno, ma è un errore clamoroso, secondo me ci toglie il meglio del RIV, di questo sistema,
È importante sottolineare il fatto che questo metodo, modo di riconciliazione, è bilaterale. Per cui se Dio è l'accusatore, in quanto parte lesa, non può anche essere il giudice. È proprio per evitare di andare davanti a un giudice che Dio fa il rib col suo popolo, attraverso il profeta, si intende. E anche quando vengono convocati parte terze, per esempio è interessante come schema, no? Perché è classico quello di Isaia, proprio l'inizio del testo del libro di Isaia, dopo l'introduzione, dice: udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore, ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. E qui la roba più bestiale. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Cioè peggio di un bue e di un asino, capito? Ecco. Allora qui è Dio che accusa il popolo e che invoca i cieli e la terra, non come giudici, ma come testimoni. Come testimoni. È un po' quello che si legge ancora, no, nel capitolo 18 di Matteo. Se un fratello ha fatto qualcosa contro di te, tu rimprovero. Se non ti ascolta, prendi uno o due testimoni e vai e cerca di ricomporre la questione. Se poi non ascolterà neanche voi, dillo a tutta la comunità. Se non ascolterà neanche quella, sia per te come un pagano e come un pubblicano. E uno dice: ah, giusto, li buttiamo via, giusto? No? E no, Gesù ha dato la vita, per i pagani e per i pubblicani, vi ricordate? E lì deve scattare, come dire, deve illuminarsi una lampadina e dire: oh, oh, ma cavolo, tu ha chiamato addirittura a seguirlo dei pubblicani, è stato accusato di fraternizzare con loro, vi ricordate? Eh sì. E poi ha detto ai suoi apostoli: andate fino agli estremi confini della terra, cioè ben in mezzo ai pagani, no? Abbiate cura di rendere tutte le nazioni discepole. E però se lui non ne vuol sapere, c'hai ancora una cosa da fare. Se due o tre riuniti nel mio nome chiederanno qualcosa al Padre mio, lui gliela concederà senz'altro. Quindi chiedete la conversione del vostro fratello, come chiedete la conversione dei pagani e dei pubblicani. Beh, vabbè, ce ne siamo un po' approfittati, ce ne siamo un po' approfittati. Perché è chiaro che lì diventa più faticoso, no? È meglio buttarlo via, buonanotte, dice, peggio per lui. O meglio, come si diceva con molta ipocrisia, noi non possiamo più far niente per lui, però lo affidiamo alla misericordia di Dio, se vuole Dio, vuole perdonarlo, beh, faccia pure, ma noi no. Ecco, come nei film di Sergio Leone, Dio perdona e io no. Bene, allora questo qui è lo schema del RIB. Ed è importante sottolineare che Dio è l'accusatore, non il giudice. Perché se fosse l'accusatore e anche il giudice, scusate, ma in nessun sistema giuridico può esistere una anomalia, una mostruosità del genere, o no? Se l'accusatore è anche il giudizio è già deciso. Il giudice deve stare sopra le parti, qui invece è parte in causa, quindi non può essere il giudice. Non può essere il giudice. È una cosa, non so se riusciamo a coglierla, però anche solo se riuscissimo a far intuire la meraviglia di questa cosa, sarebbe valsa la pena, no? Questo pomeriggio. Ecco, ma Dio non è mai giudice, perché non è mai al di sopra delle parti. Dio è sempre parte in causa quando si tratta dei suoi figli,
e delle sue figlie. Anzi, arriverà il momento in cui Giovanni dirà che Dio è il Paraclito, perché lo dice dello Spirito, ma dice che anche Gesù è Paraclito, no? Vi manderò un altro Paraclito, dice Gesù ai suoi. Dopo di me verrà un altro Paraclito. Ma in quello stesso capitolo 14 di Giovanni Gesù ha detto: chi vede me vede il Padre. Quindi anche il Padre è Paraclito. Paraclito vuol dire avvocato difensore. Avvocato difensore. Ora, questa intuizione è già nei profeti, è già in Osea. VIII secolo avanti Cristo, Come erano primitivi, È impressionante. Come erano primitivi questi qui. Sì, è vero, non c'avevano il computer o l'automobile, però su altre cose erano un po' più raffinati di noi altri. E Dio non è giudice perché è sempre parte in causa ed è sempre parte lesa. Certo, Dio accusa, ma accusa per difendere, accusa per custodire, accusa per ristabilire la giustizia, cioè l'alleanza, cioè un rapporto di amore con il suo interlocutore. Mentre nel setting neotestamentario, l'accusatore ormai, il posto dell'accusatore l'ha preso il Satana, accusatore. Allora c'è il Satana che accusa e c'è il Dio Paraclito che difende. E il giudice non c'è. E che bello, uno dice, ma Gesù ha raccontato le parabole del giudizio. Sì, anche Osea ha fatto dire fuoco e fiamme a Dio, ma poi un'altra cosa. Come direbbe Gesù, voi non intendete se non questo linguaggio, se volete lo uso, Però poi intendiamoci bene, non è quella lì la cosa, Non è quella lì la cosa. Lo ha fatto anche nella parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro, no? Vi ricordate? Alla fine come finisce? Che Lazzaro è là, scusate, Lazzaro è lì con Abramo, no? E il ricco è là, negli inferi, a bruciare. C'ha una sete, poveretto, no? Chiede un po' d'acqua. E Abramo dice, non si può, qui noi non possiamo venire di lì e voi non potete venire di qui. Cioè, te l'aveva già detto Mosè. E quello dice, ma dai, manda Lazzaro dai miei fratelli, no? Dice, ma va, c'hanno Mosè i profeti, anche se vedono un morto risuscitato, mica ci credono, no? Poi Gesù muore e torna indietro da risuscitato, dai suoi, se no, ciao. Allora, uno dice, allora Gesù dice una cosa e poi si contraddice, oppure quella cosa lì la dice con un'altra intenzione, non quella di raccontare come saranno le cose nell'aldilà, o no? È semplice. Insomma, la scrittura vuole dei lettori un po' intelligenti, diciamo. Un po' intelligenti, non vuol dire colti, attenzione, intelligenti. Poi la cultura mica guasta, anzi aiuta, ma non vuol dire che è una roba, difficile, no, è intelligenti vuol dire onesti, cioè capaci di riconoscere dall'inizio che questa è parola di Dio e quindi non è parola mia e dunque mi riserva delle sorprese e perciò non gli applico troppi schemi sopra, no, troppi pregiudizi, qualcuno è inevitabile, ma almeno cerco di farmi istruire, no, è parola di Dio. Dice, ma io ho studiato nel catechismo che è un'altra roba. Peccato per il catechismo. Cioè, però se questa è la Bibbia, no. Vale più del Papa, questa. Il Papa se lo porta sulla testa, La scrittura, il Papa se la porta sulla testa, o no? Che vuol dire, questa è la norma alla quale mi sottopongo anch'io.
Deuteronomio lo diceva del re, il re deve leggere la Torah, non è che è lui che scrive la Torah, il re non è sopra la legge, anche se lui l'amministra la legge, ma la legge è di Dio e sottomette anche il re alla sua autorità, la legge, la Torah, l'insegnamento del Signore. Ecco, allora questa è la strategia, no? Dio accusa, chiama dei testimoni e cerca di smuovere il cuore del suo o dei suoi interlocutori. La punizione non è l'obiettivo, ma eventualmente, quando anche fosse minacciata e qualche volta persino comminata, la punizione è uno strumento per ottenere il ravvedimento. Insomma, non c'è una parola, una dei profeti, anche quando accusano e persino quando dicono che il castigo è inevitabile, quindi condannano, sembrerebbe, i profeti accusano ma a volte anche condannano, bene, anche in quel caso però la loro parola è una parola salvifica, se no non è profezia di Israele. La qualità particolare, specifica, no, sempre presente nella parola profetica del Primo Testamento e in quelle parole profetiche che troviamo anche nel Nuovo Testamento, è di essere parola salvifica, non per distruggere ma per salvare, non per condannare ma per redimere. Gesù è morto ed è sceso agli inferi, non per farsi un giretto o non per dire semplicemente che è morto per davvero, ma per portar via dagli inferi tutti quelli che c'erano caduti, capito? Se no, dice, beh, quelli là, pace, peggio per loro, ma peggio per loro, ma scherziamo. Ogni figlio d'uomo è una cosa assolutamente unica. Non sono concessi né sprechi né scarti, qui. Ecco, questa allora è la cosa grandiosa che Osea, tra i primi, ci consegna. E da che cosa si capisce che la parola profetica è sempre per la salvezza? Che a un certo momento, quando il profeta constata l'ineluttabilità del male, della disgrazia, e già si profila all'orizzonte oppure proprio accade, il profeta ha già cominciato ad annunciare la salvezza, la speranza, la rinascita, il nuovo esodo, eccetera. Cioè, quando tutti ridono, il profeta dice: ragazzi, c'è poco da ridere. Ma quando i volti cominciano a farsi seri, perché effettivamente sta cominciando a accadere qualcosa, il profeta dice: no, non siate tristi, non lasciatevi andare, non perdete il coraggio, non perdetevi d'animo, il Signore non vi abbandona, tornerà a visitarvi, vi porterà a casa da Babilonia, vi farà rinascere, no, capito? Risultato, il profeta risulta sempre molesto, è ovvio, no? Perché in ogni momento è un po' fuori posto, è il guastafeste, perché c'è anche una bella festa nel piangere, no? Nel lasciarsi andare alla disperazione, c'è una voluttà persino, c'è una voluttà, e il profeta impedisce anche questa cosa, dice no, e no, non è consentito godere della disperazione. Bene, il profeta accusa, accusa perché il male si è nascosto in un bene apparente e, per esempio, appunto, lo vedremo nel capitolo 6, ma possiamo già anche anticipare, no? A un certo punto il profeta dà voce al popolo che dice una cosa che ci sembra bellissima, no? Dice: venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo ci farà rialzare. Poi è quasi una profezia della risurrezione, no?
e noi vivremo la sua presenza. Bello, sembra di sentir cantare una comunità di monache di clausura, no? Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Chiuse le virgolette, punto. Il popolo ha finito di parlare. E il profeta dice: che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore, non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ma essi, come Adamo, hanno violato l'alleanza. Ecco, così mi hanno tradito. Come Adamo, cioè fin dall'inizio sono così. Sono così. Ecco, questo dico perché, vedete, qui c'è proprio il tema, lo vedremo, no? Un pochino, l'idolatria, l'abbiamo già anticipato, l'idolatria per i profeti è certamente quella lì di andare nei santuari dei Baal, lì è proprio evidente, no? C'è un idolo e loro vanno a fare dei riti pagani, idolatrici. Ma poi c'è un'idolatria che è il ritenere realtà divine delle realtà che però sono storiche. Non so, un grande re, oh, quello è un divino, un grande esercito, ah, quello è divino, l'economia, oggi vogliamo parlarne, con i suoi sommi sacerdoti, i suoi santuari. Guardate che è una religione, coi suoi profeti persino, quelli lì che prevedono, non azzeccano mai, ma è impressionante, tutte le volte prevedono e tutte le volte noi siamo lì ad ascoltare l'oracolo, capito? Quello è un premio Nobel, ha detto che se paghiamo queste tasse si risolve tutto, e tu paghi, e si risolve niente. No, e poi ti dicono, ma è che sai, è intervenuto una variabile che non potevamo prevedere. E cioè, ma non me l'hai detto prima che c'è, no? Dice, ma questo è, vediamo se funziona. E detto così è più onesto, no, ci sono le certezze lì. Vabbè, adesso non voglio esagerare, ma mi sembra che sia un poco così, un po' così. Però c'è anche una terza idolatria, che è la più subdola, che è l'idolatria di chi va al Tempio di Gerusalemme e fa tutti i riti prescritti, così come sono prescritti. E dicono i profeti, bene, sai che c'è, quel culto lì è idolatrico, perché io non sono così, perché non va bene fatta così questa cosa. Ci può essere idolatria anche nelle Eucaristie. Ci può essere idolatria nelle adorazioni eucaristiche, nella preghiera dei santi, o lì poi si spreca. Persino Maria è un grande idolo per qualcuno, Persino, forse prima di tutto lei. Vabbè, ma insomma, e non credo che sia felice, tra l'altro, perché da brava mamma vorrebbe che le persone si riferissero a suo figlio, dice scusate, ma tutta la fatica che ho fatto anche a capirlo sto figlio, adesso però riferitevi al figlio, no, Maria, capì? Ma insomma, che tra l'altro se è vero, come è vero, che Maria è la figura della Chiesa, è un modo bestiale di autocelebrarsi, capito? È come se la Chiesa va in chiesa e si specchia e si prega se stessa, no? E c'è lì la povera Maria di Nazareth che dice: ma no, dovete pregare lui. E noi diciamo: Ave Maria. Capito? Ave Chiesa, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta tra tutte le donne. Ave Chiesa, no, capito? Occhio, Maria accoglie la nostra preghiera e dolcemente ci orienta a suo figlio, se no è idolatria.
qualcuno dice, ma Maria è la quarta persona della Trinità. In realtà è per qualcuno è la prima, è anche un po' l'unica, è il vero monoteismo, per qualcuno Maria è il vero monoteismo. L'unica cosa interessante di questa idolatria qui è che per una volta è una dea e non un dio. Ecco, quello lì è un elemento che, no, almeno fa venire un brivido, dice, ma pensaci bene, va che è una donna, E però anche degli omaccioni molto così dicono, vabbè, fa niente, ma è una donna che va bene, cioè va bene anche se è una donna. Ecco, dunque c'è questo aspetto, diciamo, contro il quale la parola profetica resta senza armi. È senza armi perché lo denuncia questo male, appellandosi però alla coscienza delle persone. Dice, è come se il profeta dicesse, vedete voi, il vostro amore è come la rugiada del mattino, appena arriva il sole si evapora. Perché? Perché voi siete troppo sicuri di questa cosa. Dice, oh beh, dai, ne abbiamo fatto una pelle, però adesso andiamo al tempio, facciamo il sacrificio prescritto, diciamo i salmi giusti, stiamo lì anche un'oretta in ginocchio, no, ci facciamo anche un po' male, voglio dire, e dopo vedrai che va tutto a posto, va tutto a posto. Dice, eh no, Signore, ma non perché la voglia mettere giù dura, ma perché il Signore vuole il nostro cuore, non la nostra osservanza esteriore, capito? Dice, ma quella roba, io non ho mai ammazzato nessuno, almeno se non mi sono accorto, magari io sì, però non mi sono accorto. Ecco, ma mi immagino Gesù che dice, ma Luca, scusa, ma io ti ho detto di non dire a nessuno cretino o pazzo, perché già quello è un modo di iniziare a ammazzare. Non è che se tu materialmente non hai mai ucciso nessuno non sei un assassino. Tu fai delle cose, mangi delle cose, usi delle cose che sono costate il sangue delle persone. Tu sei almeno un colluso con tanti assassini, con tanta gente assassinata. Almeno colluso. E di questo, santo cielo, bisogna chiedere perdono. Le nostre mani grondano sangue. Per cui dice, direbbe Isaia, per esempio, venite qui e le vostre mani grondano sangue. Ma io voglio la giustizia, mica i sacrifici. E Osea, prima di lui, dice, ma io voglio la misericordia, non i sacrifici. Questo è il punto. C'è un male che si traveste da bene. Ci sono lupi travestiti da pecore e c'è anche una bestia che sorge, dirà l'Apocalisse, che in tutto e per tutto è un agnello, e lo scopri che è il drago quando parla, perché la voce è la voce, quella inconfondibile. Non è la voce dell'agnello, ma è la voce del drago. Ecco, ma anche qui il profeta dichiara questa cosa, ma poi quell'altro dice non è vero, basta, il profeta ha finito, hai capito? È come Gesù nel Vangelo di Giovanni, dice vi prego di ascoltarmi, e quelli dicono ma tu dai testimonianza a te stesso. Ecco, questa è la croce del profeta, non ha altro modo, dice ve l'ho detto e ve lo ridico, no, a costo rimetterci la vita, ecco, ma poi basta, non ho altro da dire, non ho altro da fare. O ci credete, o questa parola fa breccia nel vostro cuore, o voi aprite gli occhi, cominciate ad essere un po' onesti, o altrimenti io ho finito. Posso ancora ripetere, ve lo ridico con altre parole, no, ecco, ma questo qui è il muro di gomma, Questo qui è il muro di gomma. E sappiamo per esperienza anche personale che quando ci siamo convinti di alcune cose, ce le siamo raccontate più e più volte, alla fine ci siamo proprio convinti, capito? Ci sembrava vero così, è giusto così. C'è gente che paradossalmente fa delle cose immonde in perfetta buona fede. Perfetto, sì. Perfetta, no. Il profeta almeno ha questa aspettativa, dice non sarà mica perfetta sta buona fede, se no è inutile parlare. Ecco, invece no, siccome non sarà perfetta questa buona fede, forse riesco a far breccia
Però il profeta si appella alla coscienza, non ha altro modo. Per questo anche le immagini che usa, quelle lì giuridiche, no? La punizione, le cose, eccetera, sono immagini. Perché il profeta in realtà non ha la forza per trascinare in giudizio nessuno. Il profeta dice una parola, che è la parola di Dio, che inerme si offre all'ascoltatore perché possa fare verità nella sua vita. Il profeta anzi sa che non sarà ascoltato, qualche volta glielo dice Dio stesso. Anzi, la sua parola potrà addirittura aggravare l'indurimento del popolo. Questo dice Dio a Ezechiele, per esempio, ma lo dice anche a Isaia, lo dice anche a Geremia. Tuttavia questa parola deve essere pronunciata, perché è un dovere morale, un dovere di verità, ma è anche un dovere che a volte prende questa forma. Osea è uno dei primi profeti scrittori, ha scritto perché lo scritto fosse testimonianza. Dice: adesso non l'ascoltate questa parola, ma io la scrivo e magari la leggerete un domani e direte: ma sai che non c'aveva mica torto, eh? Ma sai che non c'aveva torto. Deve essere pronunciata e scritta perché al peccatore possa essere concessa una seconda, una terza, una centesima possibilità anche dopo, e anche molto dopo che il profeta ha smesso di parlare, ma che la sua parola continua a riecheggiare grazie a qualcuno che di nuovo la riprende e la rilancia. Ecco, due parole ancora su Osea 6 e poi finiamo. Perché qui questo testo di Osea Matteo l'ha ripreso due volte, al capitolo 9 e al capitolo 12? È singolare, no? Perché un medesimo testo ripreso due volte nello spazio di tre capitoli vuol dire che per Matteo questo testo è fondamentale. Ma se poi andiamo a vedere Matteo 9, 13 e Matteo 12, 7, in realtà ci accorgiamo che nelle parole di Gesù questa parola di Osea, questa citazione di Osea, assume ancora un peso più grande, no? Perché Gesù dice tutte le volte, più o meno, la prima volta dice: andate e imparate quello che dice il profeta. Misericordia voglio, non sacrificio. E sta parlando, no? Sta parlando a gente, sta rispondendo all'accusa dei farisei, eh? Dei farisei. Gesù ha appena chiamato a seguirlo un pubblicano, è andato a far festa a casa sua, e questo qui chi ha invitato? Gli amici che aveva, e chi erano? Pubblicani, no, tutta gente così, o no? Del resto, sai, se tu chiami a seguirti, non so, Luca Cordero di Montezemolo, e questo da una festa, poi non ti puoi lamentare, dice: ma qui non ci sono gli operai, e chissà come mai, sai? Lui invita i suoi amici, non credo che ne avrà tanti tra gli operai, magari qualcuno, ma non so, non credo. E allora i farisei, vedendo ciò, o i farisei sono quelli che vedono sempre, vedendo ciò, gli dicono a chi? Ai discepoli: ma il vostro maestro, bestiale anche questa cosa, no? I farisei non affrontano Gesù, lo dicono ai discepoli: il vostro maestro mangia quei peccatori, della serie, ma che maestro è? Cercano di rovinare l'immagine di Gesù presso i suoi discepoli. Gesù sente, anche lui non vede tutto, ma sente quasi tutto, sente e risponde: no, non sono i sani, ma i malati che hanno bisogno del medico, eccetera. Andate e imparate. E gli cita un testo che loro sicuramente conoscono, hanno letto, no? E però lui dice: bene, l'avete letto ma non avete capito. È semplice. Andate, rileggete,
alla luce si intende di questa situazione, che io sto mangiando con i peccatori, ne ho chiamato uno a seguirmi, questo ha cambiato vita. Se avete occhi per vedere, certo che sono peccatori, ma la vedete la conversione o no? Lo vedete che questo è un buon momento per annunciare il Vangelo o no? Ma a loro non gli importa, dice, quelli sono peccatori, noi siamo i giusti, punto, finito il cibo. Basta, no? Andate e imparate. E misericordia, dice, non sacrificio. Ora, lì non è che si stanno per scannare degli animali, no, in nome di Dio, eccetera. Ecco, è evidente che qui questo testo, che invece fa riferimento proprio a sacrifici, no? Questi vanno al Tempio a fare dei sacrifici e pensano perciò di essere perdonati. E Gesù gli cita Osea per dire, voi siete quelli che andate al Tempio, questi qua non ci vengono più al Tempio, i pubblicani, glielo impedite di venire al Tempio, sono peccatori pubblici, sono impuri, questi al Tempio non ci vengono, voi andate, fate i sacrifici e pensate di essere a posto. Guai a voi. Ecco, ma c'è un altro livello di interpretazione, che la misericordia è appunto è quella che evita il sacrificio. Cioè, non bisogna ammazzargli niente a Dio, capito? Non bisogna ammazzare niente a nessuno, non bisogna spargere sangue per ristabilire la giustizia. Certo, il prezzo è la misericordia, il perdono, l'avere cuore per la miseria altrui. Ecco, però è interessante che Gesù dica questo, andate e imparate, l'ha detto Osea, che vuol dire senza Osea, lì Gesù ci sta dicendo questa cosa, senza Osea non si può capire l'amore di Dio. Perché io, Gesù, vi sto dicendo chi è l'Abba, ma non ve lo posso dire se non capite Osea. Meraviglioso, no? Non si può essere benevolenti verso gli altri se non ci si lascia istruire dalla profezia di Osea. Ecco, quella che Osea racconta al capitolo sesto sembra un'autentica conversione, ma è insieme calcolo, ricerca di sicurezza, proiezione di cicli naturali sul volto di Dio, no? Come arriva il giorno dopo le tenebre, così il Signore ci perdonerà dopo il peccato, no? Ma è mica una roba, non è mica un meccanismo, non è mica un meccanismo, lì c'è la libertà, c'è una storia, c'è una relazione, ma se no hai frainteso tutto. Questa proiezione sul volto di Dio che lo fa diventare prevedibile, no, che lo fa diventare il garante di un ordine, dice il profeta, questa è idolatria. E invece no, invece è l'amore quello che fa il volto di Dio. E l'amore è capace di fare queste cose qui, capito? Che voi vi stupiscono, dice Gesù, vi stupiscono, vi scandalizzano persino. Quando la seconda volta cita Osea, qui i suoi discepoli hanno raccolto delle spighe di grano ed è sabato, no? E quindi hanno fatto un lavoro. E ancora sti farisei, che tra l'altro uno gli viene da dire, scusa, ma se è sabato e deve riposare, ma tu cosa ci fai in un campo di grano? No? È come quelli che ti dicono, ma ti vedo sempre in cortile, in curia. Dico, scusa, se mi vedi sempre, perché ci passi sempre anche tu? Cioè, anche tu cosa ci fai sempre in cortile? Fammi capire. Io scendo a fumare, ma c'ho in mano un libro sempre da leggere, non è che perdo tempo. E quello, ti vedo sempre. Dico, vuol dire che passi spesso. Passeggi, non so. Non glielo dico ai guardiani, perché se glielo dico ai guardiani mi rispondono, è il mio mestiere, sono mica stupido. Ai guardiani dico, no, ma forse non ero io. Mi assomigliava, come il cieco nato. È lui o non è lui? No, non è lui, ma gli assomiglia. Incredibile. Ecco,
dicevo, in quel secondo momento lì Gesù cita anche un episodio della vita di Davide, no? Quindi non cita soltanto il profeta, ma alla fine dice di nuovo, imparate dal profeta. Questa volta hanno detto a lui, al maestro, ma che discepoli hai? Che però è un modo sempre per dire, ma che maestro sei? Però vedete che brutto, no? A Gesù, ai discepoli dicono, ma che maestro. Al maestro dicono, ma che discepoli. Questo è proprio diabolico. Diabolo vuol dire divisore, vuol dire insinuare il sospetto, no? Dividere, rompere le relazioni, seminare zizzania. Questo. E sono i garanti della religiosità di Israele, la più pura, presunta. E anche a loro, e anche questa volta, Gesù deve dire, se aveste compreso cosa voleva dire il profeta quando diceva, non avreste ucciso persone senza colpa. E lì è proprio esplicito, Dice, perché la vostra giustizia è una giustizia che ammazza. Senza colpa si fa per dire, cioè senza colpe così gravi da meritare la morte. Cioè, ma alla fine questi cosa hanno fatto? Hanno raccolto due spine. Ragazzi, va bene che il sabato è una cosa importante, ma non fatelo diventare un idolo, appunto. Che se le persone possono essere sacrificate all'idolo che è il sabato è un idolo, non è di Dio, Perché Dio già ama poco i sacrifici, quelli umani poi non li ha mai sopportati, Questo è chiarissimo. Questo è chiarissimo. Quindi non sacrificate persone. Ecco, questo è il cuore di Osea, capite? Se il cuore di un uomo arriva a intuire questa cosa, che Gesù sente risuonare nel suo cuore di figlio dell'Abba e dice, cavolo, l'aveva intuita così Osea? Il cuore di Osea è veramente un cuore grande. Un cuore da cui Gesù dice non dovete smettere mai di imparare, perché io stesso non so dirlo se non così, capito? Come lo disse Osea, misericordia voglio e non sacrificio. Per cui occhio, questa parola dopo la parola di Osea e dopo la parola di Osea che riprende Gesù non la possiamo usare così, Ho visto che avete un incontro intero su questo tema, quindi non anticipiamo, però è irrinunciabile, ma è irrinunciabile, questa è la mia opinione, come è irrinunciabile dire che per ottenere grandi risultati bisogna fare dei sacrifici, ci siamo? Cioè c'è una parte di fatica, di spesa, no, uno che va in montagna, alla fine gli fa male le gambe, però a lui gli interessa che è arrivato in cima, capito? Quello è il sacrificio proporzionato a ottenere lo scopo, quel bello scopo lì. Allora, per poter fare il papà bravo, no, devi fare dei sacrifici, o la mamma brava, devi fare dei sacrifici, ma non è il sacrificio la cosa importante, è lo scopo, no, che fai la mamma brava e che i figli sono contenti, capito? E crescono bene. È quello lì. E noi invece abbiamo fatto così, abbiamo riportato davanti il sacrificio e abbiamo detto, vedi, Gesù si è sacrificato. La croce è il sacrificio. No, la croce è il perdono. Un perdono che è costato un sacrificio grande, no? Ma è il perdono la croce, non è il sacrificio. Per cui non è sacrificando qualcosa, tantomeno qualcuno, che tu poi ottieni delle cose. Se no Dio lo trasformi in un mostro, che è lì a aspettare, no? Con le fauci aperte, il sangue che cola. Ah, ma ti pare? Mica un vampiro, No, il Dio vampiro, no? Che si nutre di sangue, meglio se innocente, Meglio se innocente. Il Dio King Kong, per cui vuole non soltanto una donna, ma una vergine. Insomma, cavolo, capito?
Allora lì però si ritorna proprio all'epoca oscura, oscurissima, dove sembrava bene al Dio sacrificare i propri primogeniti. Santo cielo, gli do la cosa più preziosa che ho, sarà poi benevolo con me o no? E Osea dice: ragazzi, ma tutta sta storia, ma cosa è servita? Siamo ancora lì? Sì, non ammazziamo più i nostri figli, forse, ai tempi di Osea, ma fino a poco tempo prima sì. Però c'è ancora una traccia in Geremia, addirittura un eco, che queste cose ancora succedevano, per cui perché no? Anche nell'ottavo secolo nel nord di Israele, ma chissà. Ecco, però dico, quando anche non uccidiamo più i nostri figli, ma c'è comunque una persistenza dello schema che va stanata. Se no è l'idolo. Ma non per altro, vi fa male, quindi va stanata. Bene. E poi quando vi fa male a voi, vi avvelenate voi, poi avvelenate tutti quelli che avete intorno. Va bene. Uno si avvelena lui, ragazzi, va bene, spiace tanto, poi di là Dio saprà recuperarlo, fare dei miracoli. Quando avvelena gli altri dice no, allora no. Però anche lì non c'è che una parola da dire, non è che poi lo picchi, cioè, se cominci a picchiare un vescovo poi li devi picchiare un po' tutti, no? Cioè, ragazzi, è dura, e poi sono denunce, sono cose, sono irritabili, perché, capito, loro hanno il diritto al rispetto. Come il diritto? Ma il rispetto si guadagna, no? Non è così, no, c'ho diritto perché sono costituito ontologicamente, no? Proprio nell'essere in una posizione di superiorità. Cosa? No? Capite? Quando la gerarchia delle funzioni diventa una gerarchia di valore, diventa un disastro, un disastro. Vuol dire che la vita del Papa vale più della vita di un bambino della Liberia che sta morendo di Ebola? Assolutamente no. Se glielo dite a Papa Francesco, lo fate piangere, perché lui la sa questa cosa. Assolutamente no. Questo vuol dire che la vita del Papa non conta niente? No, vuol dire che la vita di quel bambino della Liberia conta immensamente, e noi abbiamo un sistema di vita orrido che invece ce la fa apparire così, capito? Uno dei tanti, non si sa neanche come si chiama, quando è nato, tanto che aspettative di vita aveva o no? Questa qui la rivoluzione ebraico-cristiana, se no sulle altre cose una religione vale un po' l'altra.